Amici della Polisportiva Cingoli, buonasera, bentornati a Pala Quaresima Intervista, la nostra rubrica settimanale in cui intervistiamo i protagonisti della Serie A2 maschile di pallamano. Oggi siamo con Mirko Compagnucci. Ciao Mirko. Ciao. Parliamo degli ultimi appuntamenti della Polisportiva Cingoli. Veniamo da una bellissima vittoria interna al Pala Quaresima in Serie A2. Come è andata la partita contro la Preside Pescara? E se c'è stato qualcosa che avete sbagliato oppure avete fatto in maniera adeguata. Allora, dobbiamo dire che abbiamo giocato una buona partita, ma c'è sempre da migliorare. Qualcosa è andato meglio, qualcosa ci lavoreremo. E niente, però in tutto sommato una bella vittoria. Ora dovrete affrontare un derby, il derby contro il Camerano. Come va affrontata questa sfida e cosa dovrete migliorare in vista di sabato? Stiamo preparando la partita al meglio possibile. E cercando di migliorare gli ultimi aspetti, cercando di lavorare un po' di più in difesa e migliorare al tiro che, come abbiamo visto, il primo tempo contro Pescara non è andato nei migliori dei modi, però ci aspettiamo una bella partita contro Camerano. Parliamo anche della Serie B, avete iniziato il campionato col massimo dei punti, una vittoria per 51 a 14 contro il Chiaravalle. Come commenti la partita di domenica? Domenica abbiamo giocato una bellissima partita, molto, molto buona la prima prova, concentrati fin dall'inizio, come sempre non tutto è stato corretto, fatto nel migliore dei modi, perché c'è sempre da migliorare, però una buonissima prestazione. Grazie Mirko, vi ricordiamo che la partita tra Camerano e Polisportiva Cingoli si giocherà sabato prossimo alle ore 18:30. Buona serata a tutti! Buonasera.